Appassionati di calcio a 5, ben trovati. È la 20ª puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5 che ricordiamo potete seguire quotidianamente anche attraverso il nostro sito mondofutsal.net e poi sul canale youtube.com/mondofutsaltv. 20ª puntata nella quale faremo a meno di raccontarvi di Serie A e B, visto che i campionati sono fermi e riprenderanno il 28 marzo, ma abbiamo tante cose da dirvi riguardo ai campionati di C1, C2 e Serie D. A tra poco! La C1, parliamo subito dell'entusiasmante vittoria in rimonta per la Eagles Aprilia, che riesce a rimediare allo svantaggio nel primo tempo per 3-7 a favore della Active Network. Grande reazione d'orgoglio del team di mister Iannacone nella ripresa, fino ad agganciare e poi superare gli avversari col punteggio finale di 10-3. Da segnalare la cinquina di Paterniani, ma anche la tripletta di Vesino. Con questo risultato la Eagles stacca il TCP in penultima posizione e nel prossimo turno andrà a fare visita al Città di Paliano, reduce da una sconfitta in casa del Lido di Ostia. Ma vediamo con la grafica di Marco Dell'Orco com'è andata questa giornata. Finisce 2-2 Albano Real Castelfontana, mentre come detto l'Eagles batte 13-10 l'Active Network. 3-1 per la Capitolina Marconi sull'Atletico Civitavecchia, mentre finisce 3-2 la sfida tra Civitavecchia e Anni Nuovi Ciampino. Vittoria in trasferta per la Mirafin, 5-1 sul campo della Lazio Calcetto. 2-1 invece il Lido di Ostia sul Città di Paliano e 6-0 per la vittoria a tavolino del nuovo Atletico Ferentino, visto il ritiro dal campionato del Minturno. Per quanto riguarda sempre la giornata, segnaliamo la vittoria facile della Virtus Palombara sul TCP per 10-3. Per questa classifica in testa la Capitolina Marconi a quota 65, inseguita a 3 lunghezze dalla Virtus Palombara e a 5 dal Lido di Ostia. Poi a 52 la Active Network, 44 il nuovo Atletico Ferentino, 38 Anni Nuovi Ciampino, 35 Mirafin, 34 Città di Paliano e Real Castelfontana, 32 Albano, 30 Atletico Civitavecchia, 29 Civitavecchia, 27 Lazio Calcetto, Eagles Aprilia 19, TCP 16, naturalmente fuori concorso il Minturno. Il prossimo turno vedrà opposta la Active Network con la Virtus Palombara, gli Anni Nuovi Ciampino con l'Albano, Atletico Civitavecchia e Civitavecchia, dunque derby, poi Città di Paliano contro Eagles Aprilia, Minturno Capitolina Marconi naturalmente non si disputerà, Mirafin Lido di Ostia, Real Castelfontana Lazio Calcetto e TCP Nuovo Atletico Ferentino. Passiamo dunque al campionato di C2, dove si registra l'importantissima vittoria del capolista Gymnastic Fondi, che consolida il primato battendo tra le mura amiche del Palasport il Real Folgora di mister Falcassoni, risultato finale 4-2. Tiene testa il Velletri, che batte 3-1 il lanciatissimo Anzio Lavigno di mister De Angelis. Approfitta di questa battuta d'arresto lo Sport Country Gaeta, che si riprende la terza posizione superando in casa l'ASC Pomezia. L'altra Pometina, il Penta, prende 3 punti importantissimi in esterna al Pala Bianchini sul campo dello Sporting Giovani Risorse. Importante vittoria in chiave salvezza per la Connect Calcio a 5 ai danni della Fortitudo Terracina e per la Visbondi di Mister Collu, corsata sul terreno del Città di Minturno Marina. Infine il Città di Cisterna si aggiudica il derby di Cisterna regolando la vigor con il punteggio di 2-1. Ma vediamo com'è andata in questa giornata. Visfondi Corsara 6-3 sul campo della Città di Minturno Marina, 7-5 la Connect sulla Fortitudo Terracina e 4-2 la capolista Gymnastic Studio sul Real Podgora. Successo esterno per il Penta Pomezia, 3-1 sul campo dello Sporting Giovani Risorse, 6-2 per lo Sport Country Club sull'ASC Pomezia Laurentum, 3-1 per il Velletri sull'Atletico Anzio Lavigno, mentre la Vigor Cisterna perde in casa il derby a favore della FC Cisterna.
Questa è la classifica: Ginnastica Studio Fondi 53, Velletri 50, Sport Country Club 48 e Atletico Onzio Lavinio 47. Fanno un campionato a parte. Staccatissime Real Folgora e Sporting Giovani Risorse a 34, Penta Pomezia 32, 29 punti per la FC Cisterna, 26 per la Visfondi, 23 per la Vigor Cisterna. Chiudono la Connet a 19, la Fortitudo Terracina a 17, l'ASC Pomezia Laurentum a 16 e Città di Minturno Marina a 6 punti. Abbiamo detto del derbissimo molto sentito a Cisterna, ma vediamo meglio com'è andata con questo servizio concesso da scambiaffari.it, servizio di Davis Pennetti.
E la redazione di Fondi ha confezionato per noi un servizio sulla vittoria in trasferta della Viscondi sul campo del Città di Minturno Marina. Vediamo.
iniziamo il nostro viaggio nell'ampio mondo della Serie D, partendo dal girone A, dove vincono entrambe le prime della classe. La Fortitudo Pomezia si impone in casa dell'Atletico Rocca Massima e lo United Aprilia, soffrendo, riesce a spuntarla contro un coriaceo e un Real Latina. Soffre ma vince anche il Latina Scalo Cimil, che supera il Maidomo Lele Nettuno, e vittorie importanti anche per il Città di Anzio sul Flora 92, del Libo Nettuno sull'R11 Latina e della PR 2000 Aprilia, che ha la meglio sul Falasche. I risultati. Ricordando il turno di riposo per la Virtus Latina Scalo, questa la giornata con la Fortitudo Futsal Pomezia Corsara sul campo dell'Atletica Rocca Massima per 11-3, 7-4 invece Città di Anzio sul Flora e 6-5 per Latina Scalo Cimiz sull'Ere Nettuno. 3-1 finisce Libo contro R11 Latina, mentre la PR 2000 Aprilia si impone 5-2 sulla Dilettanti Falasche e lo United Aprilia la spunta sulla Real Latina col punteggio di 4-3. Come detto, procedono a braccetto le prime della classe, United Aprilia e Fortitudo Futsal Pomezia, entrambe a 51 punti. Segue lontana la Latina Scalo Cimil a 40, 30 punti per il Flora 92, 29 per Città di Anzio e Real Latina, 26 punti Lele Nettuno, 25 Dilettanti Falasche, 19 PR 2000, 17 Virtus Latina Scalo, 14 Libo Calcio a 5, 11 Atletico Rocca Massima, chiude a quota 3 l'R11 Latina. Merita però un ulteriore approfondimento questa sfida tra United Aprilia e il Real Latina, e allora vediamo il servizio confezionato da Fabrizio Agostini con le immagini di Gianfranco Marcello. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti alla Pala Rosselli di Aprilia. Quest'oggi 20ª giornata del campionato di Serie D Girone A. Lo United Aprilia affronta il Real Latina. Naturalmente per entrambe le formazioni l'obiettivo è quello di vincere, però troppo lungo, non può sfruttare questa occasione Real. Allora Di Giorgio, gran assist, palla in rete, Pignatiello sblocca, Galieti prova la battuta e palla in rete, punizione vincente di Luca Galieti che ha trovato l'angolino. Crozzoletto, contropiede, Crozzoletto, deviazione, palla in rete, accorcia le distanze il Real, il tiro di Crozzoletto, riparte il Real, Bertacchini, Bertacchini a campo, Bertacchini, la deviazione, il pari del Real, Ferreri, due pari. E allora Pignatiello, Pignatiello ci prova lui, la respinta, poi Di Giorgio e palla in rete, il vantaggio apriliano, ha segnato Orlando Di Giorgio. Parte Criscuolo, il destro, la parata di Gregori che blocca il pallone. Questo secondo, Galieti, il tiro e palla in rete, gli arriva la quarta marcatura da parte dello United. Dentro per Sacchetti, Sacchetti, ancora un palo per Sacchetti, terzo palo, poi Stasino, palla in rete, 4-3. Guarda, è stata veramente una partita spettacolare, una partita dove due squadre hanno meritato di vincere fino alla fine, e voglio sottolineare una cosa: oggi si è visto il calcetto, non tanto guardi come gioco tecnico, perché comunque siamo in Serie D, però si è vista sia di tecnica ma soprattutto di sportività. Questa è una cosa che tendo a sottolineare, nessun fallo cattivo, una bella partita da entrambe le parti. Faccio complimenti alla mia squadra, che sono stati ragazzi oggi eccezionali, non era facile venire a giocare ad aprile contro la prima classifica, venivamo anche da una sconfitta in casa, quindi cercavamo di riscattare un po' il periodaccio. E faccio complimenti alla squadra avversaria con un grande in bocca al lupo, perché se lo meritano veramente, sono dei ragazzi fantastici. Complimenti anche agli avversari. Ma complimenti devo fare tutta la squadra, perché a parte le parate, quello è compito mio. Complimenti anche al portiere avversario, ottime parate anche lui, la persona sia dentro che fuori dal campo. A parte questa, la partita è stata tosta, una bella partita. Diciamo che potevamo fare più nel primo tempo, potevamo chiudere prima la partita, ma loro bravi, appunto il portiere, a non farci chiudere prima la partita. Il resto, diciamo che noi volevamo vincere tutte, volevamo stare sopra, cercheremo di dare testa a Pomezia fino all'ultimo. Che devo dire? Poi vedi che squadra, io l'amo sta squadra, quindi devo dare il 100% per loro.
Sì, veramente devo fare i complimenti in primis allo United d'Aprilia, perché veramente si merita di stare in questa posizione, e poi soprattutto alla mia squadra, perché ha fatto una partita eccezionale. Siamo andati sotto, però hanno avuto la forza di riprenderla, quindi tutti i miei complimenti. Poi è normale che la qualità di questi giocatori è venuta fuori, e quindi alla fine abbiamo perso, ma solo nel risultato, perché abbiamo fatto veramente una bella partita. Sì, noi ci siamo preparati bene dopo la qualche partita con un gioco un po' meno bello, diciamo, come piace a noi. Questa è stata giocata bene, non tanto per il risultato, perché comunque loro sono un'ottima squadra, lo sapevamo, e la classifica parla da sola. Però abbiamo controllato, non è stato un gioco spumeggiante, però abbiamo controllato bene, abbiamo gestito. All'inizio del secondo tempo è andato non tanto bene, visto il pareggio, però poi siamo rimessi un pochettino in linea, un po' più di fortuna, magari il risultato poteva essere un po' più largo, ma anche per loro, insomma, hanno avuto occasioni che non hanno realizzato, quindi diciamo che alla fine, se posso dire il risultato è giusto, non credo di dire una bugia, insomma. Per quanto riguarda il girone B della Serie D, vittoria importantissima per la formazione del Real Terracina sul campo dell'Accademia Sport, un 9-2 che sancisce praticamente in maniera definitiva la vittoria del girone. Troppo è sembrato il divario tra le due formazioni. Il DLF Formia continua ad inanellare risultati utili, battendo tra le mura amiche i Nuovi Orizzonti con un roboante 11-1. Avanzano a sprambattuto lo Sporting Terracina, vittorioso sul difficile campo del San Giovanni Spigno, ed il Suio, che si impone in casa ai danni del Città di Pontinia. Impattano tra loro Real Fondi e Formia 1905, mentre prosegue il buon momento dell'Atletico Spernonga, che supera in casa l'Olympus con il risultato di 3-2. Ma vediamo la classifica del girone B di Serie D. Real Terracina dunque in testa a quota 45, seguito da DLF Formia a 37, Accademia Sport lontano a quota 31, Sporting Terracina 27, Suio 26 insieme a Real Fondi, 25 per Città di Pontinia, 24 per l'Olympus Sporting Club, 20 per il Formia 1905. Chiudono Atletico Spernonga a 16, San Giovanni Spigno a 14 e Nuovi Orizzonti a 5 punti. Ma torniamo sulla vittoria che ipoteca il successo nel girone per il Real Terracina sull'Accademia Sport. Vediamo il servizio di Valerio Di Prospero.
Dunque termina qui la 20ª puntata di Mondo Futsal. Non vi abbiamo parlato di Serie A e Serie B, che ricordiamo riprenderanno il 28 marzo, ma vi abbiamo offerto un ampio resoconto su quanto accaduto in C1, C2 e nei due gironi di Serie D. Ovviamente l'invito è a seguirci sempre su mondofutsal.net e attraverso youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, un grazie a Marco Devotto per la regia e la grafica e a tutti i componenti della squadra di Mondo Futsal. Alla prossima!